Radio Radicale, ci vogliamo occupare di calcio, ma in realtà anche di politica, e lo facciamo parlando di un libro molto interessante che ci permette di capire attraverso lo sport, il significato di alcuni momenti e passaggi politici della nostra, storia. Parliamo di Fare come in Russia, saggio scritto da Andrea, Genovali, che parla della Repubblica Via Regina, dei disordini, del derby con, la Lucchese, Sporting Via Reggio, Lucchese, l'insurrezione del 1920, una storia del Biennio Rosso, libro pubblicato da El Nation Libri e che si avvale della, del, di un, di un, del, diciamo, di un'introduzione o prefazione di Alexandro Obel, che è uno storico che ha scritto numerosi saggi sulla storia del comunismo, in particolare su Luigi Longo, e con un'altra introduzione, che è stata scritta da Franco O. Pulzone. Sono stati scritti altri saggi su questa storia, però è utile tornarci anche per capire che cosa ha rappresentato una partita di calcio nella storia di una città come Viareggio. Allora, Andrea Genovali, come è nata l'idea di riscrivere una storia importante come quella della partita del 2 maggio del 1920, il derby tra il Viareggio e la Lucchese, che è sfociato in una vera e propria rivoluzione a Viareggio, e soprattutto che cosa rappresenta questa storia nell'immaginario collettivo di tutti gli abitanti di Viareggio. Intanto buongiorno e ringrazio Radio Radicale per questa possibilità di far conoscere una storia che in realtà è pochissimo conosciuta sia a Viareggio che ovviamente anche a livello nazionale. Lo diceva anche lo stesso Obel che aveva poi colto con grande interesse conoscere approfonditamente questa storia. La storia della partita di calcio Viareggio-Lucchese è un derby classico molto sentito in tutte le epoche. E in quell'occasione, nel 20, questa era una partita di ritorno di una Coppa regionale toscana dopo che c'erano già stati due incontri del campionato e sono sempre state turbolente. E diciamo che la particolarità di questa partita è che un altro primato che purtroppo ha Viareggio, così mi è stato detto, che in questa occasione vi fu il primo morto, ucciso, assassinato nel campo dello sport, quindi abbiamo anche questo primato negativo. Ma soprattutto questa partita portò a questa rivolta perché dietro c'erano già anni di sofferenze del popolo viareggino e di quello italiano, insomma eravamo nel 20, quindi poco dopo la fine della guerra mondiale. È una guerra mondiale che aveva segnato in profondità anche il tessuto economico e sociale della città di Viareggio. La flotta mercantile era dimezzata, quindi una profonda disoccupazione, un caro vita molto, molto alto, quindi c'era tutta una turbolenza sociale che questo casus belli, di questa uccisione di questo guardialine Augusto Morganti, fra l'altro era anche un popolare iscritto al Partito Popolare e un cattolico devoto. E quindi non era nel tessuto, diciamo, politico-sociale della Viareggio del tempo, in cui c'era una Camera del Lavoro a guida anarchica e con una forte presenza socialista, anche se la città era già un terziario avanzato perché era già molto famosa a livello balneare, a livello turistico in Italia. Quindi la necessità poi di aver scritto questo libro è per due motivi. La prima personale, nel senso che mia zia, che era del 1910, nel 20 aveva dunque 10 anni, era a vedere quella partita al campo sportivo perché dei parenti avevano un piccolo chiosco vendevano bibite e qualcosa per appunto durante le partite. Lei era lì ad aiutare questa parente a vendere le bibite. E la seconda, molto più seria, è perché appunto questa è una storia non conosciuta a Viareggio. In pochi sanno di cosa si tratta e ancora meno sanno la vera genesi di questa rivolta. È stata dimenticata
fin dai primi anni dopo che era terminata, sia perché ci fu l'avvento del ventennio fascista, sia perché io avanzo una tesi che è un po' la novità storiografica di questo genere, che praticamente tutti i protagonisti di questa rivolta nel 45-46 non avevano più nessun interesse a portare avanti questo discorso, e né il movimento sindacale che viveva la breve stagione del sindacalismo unitario, né i socialisti né i comunisti in quella fase, gli anarchici ormai non esistevano praticamente più a Viareggio. L'unico personaggio che poteva avere interesse a continuare a far conoscere questa storia era il deputato Salvatori, Luigi Salvatori, che però morì proprio nel 46 a seguito anche delle percosse dei fascisti durante il ventennio. Quindi noi possiamo definire la rivolta che ci fu, diciamo, la Repubblica Viareggina, come una Repubblica, capisco che sono dei termini un po' antitetici, una Repubblica anarchica? Ma sicuramente diciamo che la rivolta nasce in maniera del tutto spontanea, e addirittura furono le donne che assistettero dai balconi vicino al campo sportivo di Villa Rigutti alla sfasfino di questo giovane guardialine, perché anche qua poi ci furono, magari poi ne approfondiamo meglio, ci furono due tesi, quella del generale Pecori Girardi, che poi fu quella che venne accolta, in cui disse che c'era la rifa e il guardialine afferrò per la bandoliera e per le spalle il carabiniere, che poi sparò e lo uccise. Invece nel resoconto che fanno i carabinieri stessi, ed è avallato anche da articoli giornalistici del periodo, in cui appunto i giornalisti vanno a intervistare le persone che erano lì vicino al campo, dice che fu un assassinio a freddo, perché tutti erano già scappati, i lucchesi erano già fuggiti, i giocatori là. Ecco, però andiamo un attimo con ordine. Dunque, che cosa possiamo dire della situazione sociale a Viareggio all'inizio del 1920? Allora, ci furono occupazioni significative, tensioni politiche particolari, alludo insomma al clima che c'era nella città e nella camera del lavoro. Come erano divise, diciamo, come si può dire, le forze della borghesia con i ceti un po' più popolari, e soprattutto se, diciamo, i ceti borghesi avevano qualcosa da temere rispetto alle rivendicazioni che c'erano state da parte della Camera del Lavoro. Diciamo che appunto la Camera del Lavoro è guida anarchica, che sono molto forti, pur essendo nata solo nel 1908 la Camera del Lavoro. Sono molto forti in quei due anni, 19-20, Viareggio è alla ribalta nazionale, nel senso che nel 1919 le prime occupazioni di fabbriche e di industrie, che poi nel 20 vedranno l'occupazione di Torino, della Fiat, quella di Torracini, Togliatti, eccetera, a Viareggio nel 19, insieme a Torre Pellice, a delle riserve del Canavese, a Napoli, alla Ilva di Piombino, sono i primi casi in cui gli operai occupano le fabbriche, in questo caso a Viareggio il cantiere Ansaldo, e lo dirigono per un certo periodo di tempo in tutte le sue funzioni. E questo pone già Viareggio al centro dell'attenzione nazionale. Dopodiché ci furono sempre nel 19 gli scioperi contro il carovita. Viareggio in quella fase la Camera del Lavoro riesce a imporre una vendita a prezzi dimezzati di tutti i generi alimentari, e gestisce lei stessa la vendita al pubblico di questi prodotti, che vengono requisiti dai magazzini, dai commercianti. Inoltre, proprio in quelle settimane, qualche settimana dopo questi scioperi sul carovita e questa requisizione di merci, vi fu uno sciopero politico a sostegno delle repubbliche socialiste di Ungheria e di Germania, e in quel caso l'esercito reagisce e viene ad occupare la città, che rimane occupata per una settimana in tutte le sue funzioni, non si poteva più uscire, neppure i pescherecci possono andare in mare a pescare, quindi una situazione. Presidente del Consiglio Nitti, era già Nitti, ok. Era Nitti, che tra le altre cose avrà anche un comportamento
anche nella questione delle occupazioni è altalenante, probabilmente frutto di una divisione anche interna sia al governo che ai militari, e quindi Viareggio è presa molto di mira, viene messa nel mirino perché appunto già si era caratterizzata per questi eventi che mettono in difficoltà anche la borghesia viareggina, tant'è vero che alcuni esponenti, fra cui anche Corrado Ciompi, che poi fu nel 1945 il primo sindaco designato dagli inglesi in contrapposizione al sindaco che poi diventerà il primo sindaco democraticamente eletto del CLN, cioè Sandro Petri. E quindi questo avvocato Ciompi, un altro notaio Ciro Casella e un costruttore che sarà un tal Lippi, che poi questo Lippi sarà anche quello che insieme al Morganti e un'altra persona erano lì quando viene assassinato il Morganti. Insomma, queste tre persone organizzano una reazione contro quella che per loro era la prepotenza della parte proletaria della città, e organizzano le guardie bianche nel 19, chiedendo che venisse tolta agli scioperanti anche la tessera annonaria. Quindi c'è un clima veramente pesante, duro, di contrapposizione in città fra appunto la borghesia cittadina e quella che è l'espressione appunto dei ceti proletari, quindi operai, marinai, artigiani delle Darfore. Sì. Allora, quello che voglio capire è, dunque, l'11 aprile del 1920 a Lucca si gioca il derby, in casa della Lucchese. Mi spiega com'è andata quella partita, e soprattutto volevo capire quant'era popolare il calcio in quel periodo. Dunque, la partita anche in quell'occasione dell'andata nascono dei tafferugli e c'è anche una rissa in campo, nella vulgata popolare la partita con Lucca era la contrapposizione tra Lucca, città capoluogo di provincia, ricca, dove c'è un forte commercio, dove c'è una forte presenza di denaro, con i cugini poveri di Viareggio, che erano un po' i marinai, i pescatori, insomma i poveri. Poi in realtà nelle due squadre non è che c'erano una la parte ricca dell'altra poveri. Viareggio aveva una squadra in cui c'erano figli di operai, ma c'erano anche figli di industriali, figli dell'alta borghesia. Però diciamo che il calcio all'epoca era praticato da chi aveva i soldi, si può dire, in larga parte. No, c'erano qui almeno qui. Io guardando per esempio la storia del Genoa Football Cricket, cioè quando si giocò il primo campionato di calcio, insomma, i giocatori erano tutti figli dell'alta borghesia. Qui a Viareggio no, perché fra le altre cose ho anche trovato durante la presentazione dei libri due nipoti, due persone che parteciparono, di due calciatori che parteciparono alla partita, che erano calafati. Quindi Calafato era colui che costruivano gli scafi delle navi, quindi erano operai specializzati, ma operai. Quindi qua era molto interclassista, chiamiamola con questo termine, la composizione, e il calcio era abbastanza seguito, tant'è vero che il Viareggio, questa squadra, nasce un paio d'anni prima dalla fusione di quattro piccole squadre della città, di estrazione sia cattolica, c'era la Libertas, la Vigor, sia di carattere socialista, più socialisteggiante, diciamo così, nella dirigenza, come la Garibaldi eccetera. Quindi da questo punto di vista era molto molto interclassista, però questo derby era sempre vissuto in questa maniera. Ecco, dunque chi lo arbitra questo derby e come, diciamo, come finisce la partita? Allora, all'epoca ovviamente anche il campionato in cui partecipa il Viareggio, che poi vince quell'anno, era composto da tre squadre: c'era Viareggio, Lucchese e Pontedera. Qualche anno dopo ci sarà anche la Fiorentina, era a livello regionale, ma erano molto piccole, e la composizione degli arbitri, spesso gli arbitri erano di una delle due squadre presenti, tant'è vero che nell'andata a Lucca, dove la Lucchese si impose sul Viareggio, l'arbitro era proprio quell'Augusto Morganti, che nella partita di ritorno faceva il guardialine, perché come usa credo ancora oggi nelle squadre di terza categoria, i segnaline sono rappresentanti delle squadre, uno per uno, ognuno faceva il rappresentante della propria squadra, e Morganti
in quella partita di ritorno che vedrà poi la sua morte era il guardiarine, mentre l'arbitro era un lucchese. Mentre all'andata era l'arbitro, quindi l'altro era Morganti, che okay. era Gino e Vinzo De Lucchesi, quindi era ma poi arbitraggio imparziale. Imparziale oppure di classe? Era, fu imparziale. La vicenda delle giornate rosse e della partita in special modo risente della narrazione che l'ha fatto Mario Sobino, che è stato un grande scrittore viareggino, che su Mondadori negli anni 70 pubblicò un libro sulla spiaggia al di là del molo in cui un capitolo era dedicato alla partita e alla rivolta di Viareggio, che però è scritta in maniera impeccabile, ma racconta una storia che non era proprio la storia né della partita né della rivolta. E quella narrazione, che è stata l'unica di livello nazionale che c'è stata, è una delle pochissime poi, a parte questo libro mio che è venuto fuori, ha influenzato quei pochi che conoscono la storia delle giornate rosse e l'ha relegata in un fatto di folklore e non invece in una grande operazione politica dell'epoca, sostenuta appunto da delle rivendicazioni precise che, pur se scoppiate in modo così estemporaneo, però poi ha avuto una motivazione molto politica molto forte. Però l'idea che si sono state fatte di a Viareggio delle giornate rosse risente di questo racconto di Mario Tobino, che però racconta un'altra storia rispetto a quella che storicamente è avvenuta. Certo. Allora, dunque, la partita finisce 2-1 per la Lucchese. Ecco, diciamo, dall'11 aprile fino al 2 maggio, che clima vive la città di Viareggio? Che cosa succede? Diciamo che dal punto di vista sportivo c'è molta preoccupazione, tant'è vero ci sono dei telegrammi che i dirigenti dello Sporting Viareggio mandano a Firenze chiedendo che i carabinieri locali siano supportati da nuove forze, perché sono in pochi e si temono scontri. La Federazione Regionale Toscana di Calcio fa un comunicato in cui invita i tifosi lucchesi a non venire a Viareggio. E infatti i tifosi che poi arriveranno quella domenica a Viareggio sono pochi, molto pochi, rispetto a quelli che potevano essere, proprio perché c'era questo timore. Quindi un invito sia della Federazione Toscana a non far venire tifosi lucchesi a Viareggio, sia la preoccupazione dei dirigenti viareggini di chiedere maggiore presenza di forze dell'ordine, che non arriveranno, e quindi questo poi avrà anche una ripercussione sull'invasione, sulla rissa che scoppia, ma non sull'uccisione di Morganti, perché questa avviene quando non c'è praticamente più nessuno al campo di gioco, solamente Morganti, questo Lippi di cui abbiamo parlato prima, che aveva dato vita alle guardie bianche, quindi non bolscevichi, è un amico del Morganti, che però non aveva niente a che fare con la politica. E quindi, ecco, diciamo, le due cose: probabilmente se non ci fosse stata la rissa, o comunque ci fossero state più forze dell'ordine, non sarebbe scoppiata, questo non si sa. Però diciamo che il casus belli è quello, però lo sfogo poi è tutto di natura politica e della situazione drammatica che vivevano la popolazione della città all'epoca. Quando viene a Viareggio Virginia D'Andrea? Virginia D'Andrea viene il 25 di aprile. Ecco, spieghiamo chi è Virginia D'Andrea e soprattutto perché viene il 25 aprile a... Ci sono alcune particolarità. Virginia D'Andrea è la prima dirigente, quella era una dirigente sindacale anarchica di Milano, poetessa e sindacalista anarchica, ed è la prima donna che viene a parlare a Viareggio in una manifestazione pubblica del proletariato locale, chiamiamolo così, insomma degli operai. Viene il 25 aprile perché in quella data la Camera del Lavoro aveva indetto una manifestazione, era una domenica, per la presentazione di alcune bandiere sindacali di nuove categorie che erano sorte. Quindi per noi adesso il 25 aprile è una data fondamentale della Repubblica, all'epoca ovviamente era un giorno come un altro, che però, dicevo, da un punto di vista simbolico, con il senno del poi, diciamo, dà una certa, insomma, impressione. Questa Virginia D'Andrea viene a Viareggio, e altro caso particolare: per la prima volta le donne degli operai, dei marinai che partecipano al comizio vogliono venire a sentire una donna come loro, quindi c'è questa curiosità di capire
cosa può dire una donna ai loro uomini. Ed è una cosa molto, molto bella. C'è da dire anche che insomma c'erano molte donne che erano impegnate in politica, c'era stata la Kulishov, la Balabanov, insomma c'era già una certa abitudine, anche se non era frequentissimo insomma di vederli. Sì, però a Viareggio era un fatto un evento inedito, era un evento, si dimostrò un evento, tanto è vero che una parte di dirigenti della Camera del Lavoro e di operai vedevano con una certa diffidenza che venisse una donna a raccontargli cosa, insomma. Invece l'effetto qual è stato? Il comizio fu trascinante, lei era già una dirigente con un passato solido, aveva già affrontato molte assemblee, quindi riesce a cogliere le corde, a toccare le corde più profonde di quelle persone, e il comizio finisce con un'ovazione da parte di tutti di questa sindacalista, di questa poetessa, e soprattutto le donne si sentono pervase da uno spirito di partecipazione. All'epoca ancora ovviamente non c'era neppure il voto per le donne, era tutt'altro un diritto da conquistare, e però insomma dà una sferzata a queste donne, e tanto è vero che appunto vediamo poco dopo nella rivolta che loro acquistano un certo peso. Questa poetessa, la D'Andrea, verrà poi arrestata a fine anno dalle guardie regie, e morirà nel 30, mi pare, nel 30-32, di un tumore negli Stati Uniti, dove era fuggita. Quindi, un personaggio che andrebbe rivalutato, che andrebbe comunque rivisitato e fatto conoscere un po' di più al di là delle idee, perché insomma era una bella un bel personaggio, sì, ne sono convinto anch'io. Allora, dunque, che quei giorni, poi i giorni successivi tra il 25 aprile e il 2 maggio, come scorrono? Diciamo, la tensione in città aumenta, come nasce la convinzione di fare come in Russia? Cioè, perché proprio fare come in Russia e non fare come in Ungheria o in Germania, come dicevamo all'inizio? Perché allora diciamo che in quella settimana non succede niente di particolare, era già successo prima con l'occupazione militare della città, lo sciopero contro il carovita e le occupazioni dell'Ansaldo, e nasce perché ovviamente la rivoluzione sovietica aveva solo neppure 3 anni di vita, perché i marinai viareggini che girano per tutto il mondo, pur non avendo un livello culturale elevato, sono la maggior parte sono persone che a 12-13 anni devono prendere, andare a imbarcarsi, quando i ragazzi della borghesia vanno a scuola loro vanno per mare, e quindi però non hanno quindi questa cultura, però riescono a entrare in contatto con le idee nuove, idee di progresso, di solidarietà, probabilmente molti incontreranno anche le idee socialiste, e quindi poi le riportano nella propria città a modo loro, ma riescono a tradurre nei concetti i concetti fondamentali di quelle rivolte, e quindi fare come Russia diventava lo slogan, così al di là, uno slogan trainante, al di là che poi probabilmente quasi nessuno, in pochi, avevano idea dei rapporti politici, dei rapporti di forza, delle possibilità reali o meno, però è una grande, da quel punto di vista, una grande stagione, c'è questo vento di cambiamento che ha portato in un paese enorme, che forse molti neppure riescono a collocare nella sua interezza, però sanno che un popolo affamato, sfruttato per secoli, è uscito dalla guerra, ha fatto la rivoluzione, adesso guida quel paese, quindi nel momento in cui c'è la rivolta, la parte massimalista, anche anarchica, che prende il sopravvento, trascinerà dietro il grido di fare come Russia questa rivolta, che però ha anche un'altra particolarità, che e qui lo dice una Genovale Marianna, che era una mia lontana parente, che è fra poi quelle che andrà in tribunale per questi fatti, che dice ai soldati che arrivano togliamoli le armi ma portiamoli a mangiare, quindi l'altra parte del fare come Russia è dire però non sono questi ragazzotti che sono figli di contadini, figli di operai, forse la prima volta che escono dal loro paese, non sono loro il nostro nemico, con loro dobbiamo socializzare, il nemico sono quelli che li mandano, il nemico sono i padroni che li sfruttano e ci sfruttano, quindi c'è nella ingenuità di quella frase, di questa donna, anche no, quello che è il messaggio politico, che in quegli anni poi verrà poi anche ripetuto in seguito, ma
anticipatamente, lo disse Gramsci nei confronti della brigata sulla storica radicale a Torino. Quindi c'è, diciamo, non conoscendo quei fatti, però c'è un filo rosso che unisce tutta questo fermento che c'era in quegli anni, sottolineando il fatto che Viareggio, e questa è la sua peculiarità e quello che faceva, che ha fatto probabilmente paura, è stato l'unico caso del biennio rosso in cui una città è stata occupata e per 3 giorni ha continuato a funzionare regolarmente in tutte le sue funzioni, senza alcun spargimento di sangue, senza nessun altro morto Certo. rispetto a quello. Allora, dunque, la partita del 2 maggio del 1920 finisce con un pareggio 2-2, dopo che il Viareggio era andato in vantaggio per 2-0. Ecco, come finisce la partita? Volevo sapere se il pubblico, adesso non so se all'epoca gli orologi da polso fossero così diffusi, o comunque se tra il pubblico poteva esserci diciamo il sentore di quanto durava una partita o meno, se c'era un cronometro affisso da qualche parte. Ma comunque volevo, ecco, volevo chiedere, insomma, in che modo brusco finisce la partita diretta dall'arbitro Lucchese Rossini, e soprattutto, insomma, che cosa succede subito dopo, ecco. Diciamo che la partita, c'è cioè il vantaggio nel primo tempo 2-0 per il Viareggio, il secondo tempo la Lucchese che tra le altre cose aveva fra le sue file anche Johnny Moscardini, che fu un giocatore che poi giocò in Serie A con la Lucchese, ha giocato varie partite segnando anche dei gol in nazionale, poi emigrò in Scozia e credo abbia lasciato il calcio, però aveva anche dei personaggi, dei giocatori di una certa raffinatezza, e a cui anche il Viareggio comunque aveva una buona tecnica più sul lato agonistico, tant'è vero che tutte le partite fino a quella del 2 maggio del 20 erano state vinte dai bianconeri, sia le due di campionato che queste delle coppe, sia quella questa della stava vincendo questa della Coppa Olivo. E, la partita appunto ci fu questo pareggio 2-2. Alcuni dicono che il secondo gol era viziato da un fallo che non esisteva, venne su calcio di punizione. Alcuni, leggendo alcuni libri di storia del Viareggio Calcio, riportano che l'arbitro comunque arbitrò in maniera imparziale, quindi niente di particolare. Il problema, lo scontro nasce dopo il pareggio, quando proprio il guardialine Morganti, che comunque era un arbitro e quindi come tale si sentiva, segnala un fallo di un giocatore della Lucchese, e questo giocatore della Lucchese protesta e c'è un battibecco fra il guardialine e questo giocatore. Da qui nasce poi il tafferuglio. Nascono dei tafferugli, a quel punto l'arbitro, siamo a pochi minuti dalla fine, così dicono le cronache, fischia la fine e chiude la partita sul 2-2. A quel punto il pubblico invade il campo, che era solamente una staccionata di legno che divideva il pubblico dal campo. C'è questa invasione, i giocatori della Lucchese e l'arbitro riescono, tramite i dirigenti del Sporting Viareggio, a essere mandati negli spogliatoi. Loro presidiano che nessuno entri negli spogliatoi, e da una porta su retro li fanno fuggire nei campi dietro il campo sportivo, per farli fuggire verso Lucca. Non ci sono dati ufficiali, ma sembra che addirittura lo Sporting Viareggio mise a disposizione 3 macchine per caricare i giocatori e l'arbitro e portarli tranquillamente a Lucca. E quindi lo scontro è in quella fase, però una volta che i giocatori sono scappati, il pubblico torna nei ranghi e piano piano defluisce dal campo sportivo e se ne tornano a casa. I carabinieri, che erano di stanza di controllo al campo, erano 4-5, vengono ovviamente disarmati dalla folla. Uno di loro riesce a scappare e va in caserma, circa 1 chilometro dal campo, ad avvisare gli altri che è successo questo problema. Quindi, quando torna questo carabiniere insieme ai rinforzi, gli animi ormai sono sedati, i giocatori lucchesi, il pubblico lucchese è scappato. I viareggini se ne sono tornati a casa, rimangono piccoli gruppetti, fra cui quello del Morganti e qualche altro ragazzotto, che quando arrivano i carabinieri se ne vanno, meno questi 3 che rimangono lì a parlottare.
È a quel punto che un carabiniere, un certo De Carli, gli si avvicina e urlando gli dice di disperdersi e di andarsene. Ecco, questo De Carli era del luogo? No, no, non era di Viareggio, non c'era nessuno di Viareggio fra i carabinieri. E quindi ecco lì poi il Morganti, che era stato in guerra, aveva avuto anche una onorificenza durante la 15-18, così dalle testimonianze che vengono fuori, con un gesto della mano gli dice di stare calmo, che non stanno facendo nulla, adesso se ne vanno, di stare tranquillo. Questo De Carli con la pistola in mano sembra gli abbia battuto sulla spalla due o tre volte con la canna, e uno di questi colpi, una di queste battute, parte un colpo che gli trapassa la mascella e il Morganti morirà nel trasloco, nel trasporto dal campo al posto di soccorso. E da qui nasce la rivolta, perché le donne che sono al terrazzo, alle finestre, vedono la cosa, cominciano a urlare, a gettare roba contro questi carabinieri, che a parte De Carli, gli altri sono rimasti un attimo scioccati, perché insomma era una cosa che non c'entrava molto, e poi fuggono e si vanno a ritirare della caserma, che è a 1 chilometro circa dal campo. E da quel momento nasce la rivolta, le donne chiamano i loro uomini, scendono in strada e vanno a... Scusami se ti interrompo, ma si è capito se qualcuna di queste donne qui aveva visto il comizio di Virginia D'Andrea qualche giorno prima? Scusami, forse ti chiedo troppo. Questo non c'è nelle... anche perché poi nelle cronache non si parla di questo, però c'è un'intervista di un giornalista del Corriere Toscano che la fa il giorno successivo, nel quale le donne dicono che in strada c'erano solamente loro tre, un altro paio di ragazzotti che si allontanano, non c'era nessuna rissa, ed è la stessa versione che il comando dei carabinieri da Roma dà dei fatti, quindi praticamente incolpando il proprio membro, questo De Carli, di aver sparato al Morganti senza che questo Morganti lo avesse aggredito, ci fosse una rissa, come invece dirà poi Pecco di Girardi, che è il generale dell'arma di Firenze, che farà un altro verbale dei fatti dietro gli incipit del Ministero degli Interni, invece che dirà che c'era una rissa, che questo De Carli è stato preso per la bandoliera, stava per soccombere e ha sparato, non sa neanche lui come, involontariamente forse, ha preso questo carabiniere, quindi questo Morganti. Quindi poi le risultanze dei processi saranno molto differenti fra le due versioni, tutte e due ovviamente fatte dalla parte dello Stato, ma e quindi quello che dicono le donne che vengono intervistate da questo del Corriere Toscano sono le stesse cose che poi diranno il resoconto dei carabinieri sui fatti. Certo. Allora, dunque, la città in qualche modo viene occupata, insomma le principali strade di accesso vengono sbarrate, insomma. Allora, come passa la notizia dalla prefettura credo di Lucca a Roma? Che comportamento hanno le autorità locali di fronte ai rivoltosi, e soprattutto qual è stato l'atteggiamento di Nitti di fronte all'atteggiamento delle autorità locali? La reazione, c'è una reazione dura subito da parte delle forze dell'ordine? Che succede? Dunque, i fatti sono, siamo a domenica sera, domenica tardo pomeriggio, e c'è questo assedio alla caserma dei carabinieri nel centro storico della città, così chiamiamolo, in cui si reclama che questo carabinieri gli venga consegnato alla folla per fare giustizia. Ovviamente ciò non avviene, e c'è anche poi qualcuno comincia a sparare, sembra prima, pare siano stati alcuni rivoltosi che sparano, alcuni colpi in aria, dalla caserma si risponde, c'è un po' di sassaiole, e poi a un certo punto anche qui, come dicono le cronache, due donne dicono: una, andiamo a prendere le armi al balipedio, c'era il balipedio
della Regia Marina, che era da metà dell'Ottocento, che era qua a Viareggio, è durato fino alla Seconda Guerra Mondiale. Andiamo a prendere le armi là, e un'altra dice: sì, ma bisogna chiudere le vie d'accesso da Pisa, da Lucca e da Massa Carrara, perché altrimenti ci invadono. E quindi la folla che è lì davanti si divide: una parte va al Balipedio e prenderà qualche fucile, una trentina di moschetti, insomma, qualcosa per armarsi, e lì al Balipedio gli vengono date queste armi, e dall'altra parte si comincia a costruire le barricate. A questo punto i dirigenti della Camera del Lavoro capiscono che la situazione sta sfuggendo di mano e chiedono l'intervento del parlamentare, del deputato di Viareggio, che era Luigi Salvatore, un socialista avvocato che aveva sempre difeso gli operai e i marinai nelle vertenze contro i padroni, contro gli armatori, ovviamente sempre in maniera assolutamente gratuita, e che dal novembre del 19 era diventato deputato. In questo momento lui è in Garfagnana per un comizio. Viene forse con il fax, con il telegramma, non so, in qualche modo viene avvisato. Lui rientra velocemente a Viareggio e nella prima serata, verso le 8, le 9, arriva a Viareggio, si riunisce insieme a questi della Camera del Lavoro e da un lato esprime la sua disapprovazione per questo gesto che è spontaneista, non serve a nulla e che rischia di far dei morti e della città fatta una devastazione, però dall'altro capisce che non può lasciare queste persone da sole e quindi si assume sulle sue spalle, essendo la personalità più importante della città da quel punto di vista, essendo parlamentare, deputato, si assume la guida della rivolta e insieme alla Camera del Lavoro stabiliscono di andare dal commissario prefettizio, perché all'epoca Viareggio non aveva una propria giunta perché era caduta alcuni mesi prima, e gli dicono: guarda, te a questo punto te ne puoi andare, la città la prendiamo in mano noi, qui nel palazzo del comune facciamo il nostro punto di governo della città. Il commissario prefettizio, prima di andarsene, manda un messaggio sia alla prefettura di Lucca che a Roma, dicendo che la città è ormai presa dai rivoltosi e chiede l'invio di forze per, insomma, per calmare la situazione. Questi sono i fatti della domenica sera. Poi dal lunedì, diciamo che in una prima parte il governo è preso in contropiede, non c'è una reazione una grossa reazione, tant'è vero che alcune camionette di soldati che arrivano in città vengono fermate dai rivoltosi, vengono presi i soldati, gli viene dato del cibo, del vino e gli automezzi vengono poi dati alle fiamme. Ci faranno in quella fase due feriti tra i graduati, fortunatamente nessuno dei due poi avrà conseguenze, non morirà, insomma si riprenderanno. E quindi in questo momento la città non è Viareggio che è assediata, ma è Viareggio che ha preso il potere della propria città. Salvatori manda fax a tutte le federazioni socialiste anarchiche della Toscana, nessuna risponderà in maniera concreta. Quindi già alla fine della prima mattina del 2 di maggio Salvatori ha presente che la questione è chiusa, non c'è nessuno spazio di 3 maggio. Il 3 maggio, scusami, sì, 3 maggio. La mattina capisce già che la situazione è compromessa, perché addirittura da Pisa gli stralisti anarchici di Pisa gli dicono: guarda che noi per 22 stercorari, così venivano chiamati i giocatori di calcio, non ci muoviamo, la rivoluzione è una cosa seria, questa è una buffonata fra giocatori, non ci interessa. Quindi capisce che la situazione, al di là di poi di alcuni attestati di solidarietà, è chiusa, non c'è risposta. Probabilmente lui conosceva i rapporti di forza all'epoca, non c'erano le condizioni obiettive, oggettive per una cosa del genere. Ecco, però Nitti quand'è che interviene rimuovendo il Nitti, nel prefetto? pomeriggio del 3, il governo comincia a avere preoccupazioni, perché è una città che, come Viareggio, che non è una città operaia del nord, è una città di marinai, qualche operaio specializzato, ma è molto terziario. C'è la stagione turistica, Viareggio era già abbastanza rinomata nel mondo italiano del turismo, e si comincia a chiedere: ma come fanno, voglio dire, ma che fanno i carabinieri, l'esercito, perché questi continuano ad avere il potere in città? Insomma, è l'ora di intervenire.
manda una serie di telegrammi che nel libro li ho riportati, uno dei quali dice: guardate che probabilmente questi sono pagati da qualche potenza straniera, quando andate a fare le perquisizioni in casa di queste persone cercate se hanno dei soldi, perché questi sicuramente sono agenti infiltrati al soldo di qualche potenza straniera, che era un po' il pallino che c'era all'epoca rispetto alla situazione del movimento operaio. Ovviamente nulla di tutto questo, tant'è vero che non verranno incriminati perché erano al servizio di potenze straniere per sovvertire l'ordine della monarchia. Però anche lì c'è delle divisioni a livello locale, e poi nel libro lo riporto, ci saranno delle dure requisitorie di Pecore Girardi contro i militari, contro i graduati locali, perché secondo lui avevano avuto un atteggiamento dialogante con gli insorti e quindi non avevano disperso la folla come usavano fare all'epoca. Era di poco tempo prima la strage di Decima Persiceto, che ho citato, ma è una delle tante in cui gli operai, in cui i sindacalisti anarchici che tenevano un comizio appunto a Decima Persiceto vennero uccisi dai carabinieri che aprirono il fuoco dentro la corte dove c'era questo comizio. Quindi questo generale era per la linea dura e quindi non capisce perché c'è stato questo dialogo, anche se poi alla fine si ricrederà e vedrà in un'altra prospettiva la cosa. Lo stesso Nitti è per la linea dura, però all'interno del governo poi sicuramente ci saranno stati contrasti, perché questa linea dura in realtà non verrà mai applicata realmente, verrà mandato l'esercito, ci saranno reparti di esercito con mezzi pesanti, con mitragliatrici, ci saranno una, qualcuno dice due, navi cacciatorpediniere al largo di Viareggio pronte ad aprire il fuoco, però in realtà non successe nulla. Quindi probabilmente la parte dialogante è quella che ebbe la meglio, credo non per motivi prettamente umanitari, nel senso che sicuramente ci furono, da un lato Viareggio era comunque appunto già meta turistica anche della nobiltà sabauda, e quindi molti avevano palazzi e case che ancora esistono oggi sul lungomare, quindi un'azione violenta, soprattutto un bombardamento dal mare, avrebbe creato anche molti danni a queste strutture. Dall'altra, e è la cosa che a me ha sempre, lentamente è un'idea che mi è venuta e mi ha persuaso, dall'altra occorreva togliere un'arma micidiale per quel periodo, per il movimento operaio, cioè l'esempio. Cioè una città come Viareggio, in maniera così anarchica, autonoma, indipendente, senza un retroterra politico in quel momento che aveva finalizzato questa operazione, riesce a fare una rivolta, occupa la città e la dirige. Quindi il pericolo era che, non tanto che la rivolta avesse successo perché non c'erano le condizioni, ma che quell'esempio poteva creare anche in città molto più importanti, appunto Torino, Milano, Genova, il Triangolo Industriale e altre, Napoli e altre città, un esempio per cui anche il movimento operaio poteva, in maniera a volte anche un po' così anarchica, nel senso non con una guida ben prestabilita di dove andare, poteva rivoltarsi, quindi poteva creare le condizioni. Quindi Viareggio fa una rivolta che non poteva avere successo, ma proprio in questa possibilità di non avere successo poteva essere l'esempio che avrebbe potuto poi scatenare. Certo. Ecco, ma questi tre giorni di Viareggio come finiscono? Finiscono nel momento in cui c'è un accordo politico fra i rivoltosi, quindi fra Salvatori e la Camera del Lavoro, e i generali che nel frattempo vengono inviati da Roma, ne vengono anche sostituiti un paio direttamente da Roma, per trovare una quadratura del cerchio e chiudere questa vicenda. Quindi alla fine del 3 di maggio, nella notte del 3 di maggio, c'è una riunione in cui viene detto: allora voi adesso lasciate tutto, levate le barricate, perché sennò noi abbiamo portato le mitragliatrici, cioè la cannoniera al largo, tiriamo giù tutto e vi leviamo e facciamo tavola rasa. La risposta che venne soprattutto da Salvatori fu una risposta che non diede l'idea che avevano paura e avrebbero mollato. Gli dice: no, così noi non facciamo nessuna resa, noi non ci arrendiamo, noi abbiamo un'idea, abbiamo rivendicato alcune
questioni importanti per quanto riguardava la vita oggettiva degli operai, e questa gente credeva di fare la rivoluzione. Noi non la tradiamo, non la svendiamo. L'accordo è che fino a che non c'è il funerale del Morganti, cioè che era previsto per la sera del 4, nel tardo pomeriggio del 4 di maggio, fino a che non c'è il funerale noi non smobilitiamo. Poi noi vi daremo la città il 5 mattina, togliamo le barricate, entra l'esercito, però voi garantite che la città non ha ripercussioni dal punto di vista della città, del turismo, eccetera, e che ai rivoltosi, ai capi della rivolta, non darete delle punizioni esemplari, ma sarete molto lievi, molto blandi, perché questa è povera gente, si è ribellata perché non ce la faceva più a sopportare lo stato di cose presenti. Su questo il generale che viene, Marincola, che viene mandato da Roma, è d'accordo, manda un telegramma dicendo che mantenendo che la città le barricate saranno smantellate, la città verrà presa dall'esercito, però non il 4 ma il 5, e sarà una presa non cruenta, nel senso che l'accordo è che loro molleranno tutto e noi entreremo nel momento in cui loro tolgono le barricate. Questo è l'accordo finale che poi verrà rispettato. Le conseguenze penali per i rivoltosi saranno lievi, nel senso che rispetto ai capi di imputazione e alla gravità dei fatti e anche dei feriti, dei mezzi che vengono dati alle fiamme, del tentativo di sovvertire l'ordine cosiddetto costituito, quello che prenderà di più sarà un anno di carcere, e poi solamente saranno una 11-12 persone che verranno arrestate, e dopo un anno è tutto finito, insomma. La città sarà occupata fino ad agosto. Ad agosto poi se ne andranno gli ultimi militari e la cosa andrà così. Credo che poi l'altro fatto nascosto, che è poi questa specie di memoria dannata, fu quello, una cosa non scritta, non sicuramente detta ma non riportata, che lo Stato accettava le condizioni dei rivoltosi, però questa questione di Viareggio, questa rivolta, doveva essere dimenticata, nessuno ne doveva più parlare. Era un fatto, una parentesi chiusa. Ecco, la notizia andò sulle prime pagine dei giornali, oppure la notizia andò sulle prime pagine dei giornali. Addirittura il 4 di maggio abbiamo ritrovato un trafiletto sul New York Times che riportava i fatti di Viareggio, della partita, della rivolta e dell'occupazione della città. Mentre sui giornali italiani? Sui giornali italiani viene riportato, ovviamente su quelli toscani, ma anche su parte dei giornali italiani. Ma c'è qualche notizia, titolone c'era? Titoloni no, okay. No, nel senso non era, però vengono riportati i fatti, e c'è anche qui nel libro, sembra ci sia anche una cronologia dei giornali. Però il patti, e infatti questo patto che subito dopo, poco tempo dopo, ci sarà l'avvento del fascismo, che ovviamente chiuderà la vicenda con una pietra tombale, e poi, ripeto, nel 45-46 con la ritrovata libertà e alcune delle armi, perché poi ci fu anche una perquisizione in città e anche nel fosso, nel canale, nel molo della città, perché le armi che vennero restituite erano poche rispetto a quelle che circolavano. E alcune di queste armi poi si ritroveranno 20 anni dopo, durante il periodo della resistenza, verranno riesumate, ormai vecchi arnesi, ma che in parte serviranno anche ad alcuni partigiani per avere un'arma almeno per la resistenza. Dunque, e il carabiniere che ha ucciso Morganti? Il carabiniere che ha ucciso Morganti venne assolto per legittima difesa, e addirittura vennero pagate le spese che lui sostenne per la sua difesa dal Ministero degli Interni. Volevo sapere questo, c'è stata una, come si può dire, una mitologia anarchica di sinistra nel ricordo di Morganti, che uomo di sinistra certo non poteva dirsi? No, non c'è stato, ripeto, dopo quei fatti cala proprio l'oblio e il silenzio sui fatti di Viareggio, appunto perché dopo la guerra, dopo il fascismo e dopo la guerra, i comunisti e i socialisti non avevano interesse a riportare la questione in auge, tant'è vero che il segretario della Camera del Lavoro, che
fa scoppiare la rivolta Manlio Baccelli, sarà ancora segretario della Camera del Lavoro, ma stavolta comunista, e quindi non, sicuramente non aveva un interesse a riprendere quei fatti. Gli unici che l'avevano erano gli anarchici, ma Viareggio sono rimasta ben poca cosa. Salvatori, che era il deputato che aveva seguito tutte le vicende, era veramente lui l'artefice del fatto che questa rivolta non fosse tradita e che non ci fossero state conseguenze pesanti, muore nel 1946. E rimane questo silenzio che, anche in maniera abbastanza inspiegabile a mio avviso, negli anni 60-70, qui Viareggio dal punto di vista della sinistra e comunista era molto forte, con molti intellettuali, storici, nessuno ha più ripreso questa grande pagina di storia comunque del movimento operaio in Italia. È appunto l'unico caso nel Biennio Rosso in cui una città viene occupata e gestita dai rivoltosi in maniera assolutamente incruenta e con il consenso popolare. Forse perché scindere dall'ideologia, però è proprio questa dannatio memoria che è rimasta fino a pochi anni fa, in cui io, insieme ad altre, a qualche associazione qua locale, abbiamo ripreso questo tema. Io ho fatto questi 2 o 3 libri proprio nelle scorse, un paio di mesi fa. Il Comune di Viareggio, su nostra iniziativa, ha dato una piazzetta in memoria del 2 maggio 1920, e quindi noi ormai anche da 3 anni stiamo facendo queste 3 giorni, dal 2 al 4 maggio, per ricordare questi fatti, e piano piano un po' di memoria storica sta riaffiorando nelle pieghe di questa città che ha smarrito la memoria storica. E ti ripeto, questo fatto, che indipendentemente da come uno la possa pensare è un grande fatto di storia, è stato rimosso e fino a pochi anni fa era completamente lasciato alla descrizione del brano di Tobino, che però racconta in maniera perfetta un'altra storia che non c'entra nulla c'entra poco con la storia di Viareggio, insomma. Forse perché l'ordine della rivolta non era arrivato direttamente da Mosca, ma era partito dal campo di calcio, e forse dipende l'oblio dipende anche da quello. No, io penso, sì, penso che soprattutto ci sia stato all'inizio questo patto tacito, nel senso che non facciamo un bagno di sangue. All'epoca, ripeto, lo facevano, e anche con molta tranquillità, però questa storia finisce, voi non la riportate più avanti, non ci saranno martiri, Viareggio non sarà una città martirizzata dai bombardamenti. Meglio così. E quindi meglio così, anche perché questa era tutta povera gente, che alcuni di questi, come l'altro libro che ho scritto su Renato Gino Gerard, che era uno dei capi della rivolta, continueranno la sua azione contro il fascismo, morirà nel 40 anche lui a seguito delle percosse dei fascisti locali, però diciamo non era una rivolta che non aveva possibilità di vincere, e non è riuscita a essere quell'esempio, anche perché in questo caso quella parte di militare e di governo che ha interloquito in maniera, dal loro punto di vista, intelligente, ha disinnescato questa possibilità. L'unica cosa che voglio ricordare, perché questa io non la sapevo, l'ho trovata nelle carte, Livorno il 4 di maggio, quando in maniera molto tardiva, quando mai a Viareggio era stato deciso di sciogliere lo sciopero generale che era sorto, da cui poi era nata la rivolta, e toglie le barricate, indice una manifestazione di solidarietà con Viareggio. L'esercito, in questo caso i carabinieri, intervengono subito, c'è un morto, Flavio Mazzantini, che morirà in segno di solidarietà con i fatti di Viareggio, però anche questo Mazzantini, da quello che ho saputo, insomma, è rimasto così, insomma, non... Il giorno dopo ai funerali ci saranno quasi 70.000 persone in tutta Livorno che seguiranno il feretro verso il cimitero, un'altra quindicina di feriti negli scontri, però poi insomma anche quella storia finisce lì. E mi piacerebbe anche poi vedere, adesso sentirò anche con il centro studi, la biblioteca Ferrantini di Pisa, se c'è materiale su questo personaggio, quello che è venuto poi fuori dopo la sua uccisione. Bene. L'unica cosa, poi Morganti, così chiudo, perché ho trovato una lontana parente della famiglia Morganti,
che mi ha detto che la moglie e i tre figli che aveva nel momento che è stato ucciso, dopo i funerali loro se ne vanno all'Erici, perché era una famiglia molto vicina alla chiesa, nel mezzo della chiesa. Un parroco di Lerici li prende in casa e loro andranno a abitare là. Uno dei figli d'Elfo rimarrà in contatto con Viareggio, verrà per molto tempo a Viareggio, morirà negli anni 80 e ci farà addirittura due monsignori che celebreranno il suo funerale. E questo figlio di Morganti sarà decorato con la medaglia di bronzo della Federazione Italiana di Basket, quindi sembra un personaggio del mondo dirigenziale del basket italiano in quegli anni, insomma. Bene, io la ringrazio molto per averci parlato di questa storia, di questa partita di calcio del 2 maggio del 1920 tra il Viareggio e la Lucchese. L'ultima cosa che ti lascio, perché non venne squalificato il campo, ma la federazione proibì l'incontro di calcio Viareggio-Lucchese per 3 anni. Dopodiché, dopo un anno, nel dicembre del 21, per riappacificare le cose, venne fatta una nuova partita a Viareggio, vinse mi sembra la Lucchese 3-0 se non ricordo male, e da lì poi ripresero gli incontri normali di calcio fra le due squadre. L'ultima domanda. Chi è più forte oggi, il Viareggio o la Lucchese? Categoria infima, la Lucchese sembra una squadra di Serie C, assolutamente la Lucchese. Va bene, con questa ammissione di superiorità lucchese, come del resto dipende anche dal censo, io la ringrazio molto, ringrazio Andrea Genovali, autore di Fare come in Russia, la Repubblica Viareggina, i disordini nel derby con la Lucchese e l'insurrezione del 1920, una storia del biennio rosso, pubblicato con El Nation Libri. Grazie. Grazie a voi, grazie, arrivederci.